Allora, ben ritrovati a tutti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come ottenere il trofeo di The Division 2, effetti speciali, e quindi in parallelo anche l'arma macchinetta perduta. Allora, per riuscire a creare quest'arma avremo bisogno di tre componenti e uno schema. Questi tre componenti e lo schema li troveremo dentro delle piccole scatolette, per aprire le quali avremo bisogno di un determinato tipo di chiavi, le chiavi delle Iene. Ok. Prima però di fare qualsiasi altra cosa, controlliamo nell'inventario se abbiamo già ottenuto uno dei tre componenti. Se no, andiamo a perdere del tempo. Allora, apriamo l'inventario, scorriamo a destra due volte con R1 e scendiamo in basso fino alla sezione materiali. I componenti delle armi sono rossi e con un simbolo di diamante. Quelli che servono a noi si chiamano mitra caricatore creativo, mitra cartuccia piena e mitra mod modificate. Se abbiamo già nel nostro inventario uno di questi pezzi, siamo già un pezzettino avanti, quindi non dovremo raccogliere quel pezzo che abbiamo già. Quindi adesso vediamo come reperire le chiavi delle Iene. Il primo passo, reperire le chiavi delle Iene. Allora, le chiavi delle Iene possiamo trovarle in tutti i sotterranei, o in quasi tutti, ma io vi consiglio di andare in questo sotterraneo, qui. Ci sono diversi tipi di chiavi, noi dobbiamo trovare la chiave delle Iene. Ok, vi consiglio questo sotterraneo perché è quello più fornito di armadietti dove trovare le chiavi. Adesso vediamo dove stanno. Faccio un esempio. Appena scendete qui a destra, eccone una. Lo apriamo. Chiave delle Iene. Ok. Eccone un'altra. Chiave dei reietti. Questa non ci serve a niente. Poco più avanti. Eccone un'altra. Chiave Pattuglia nemica pericolosa rilevata. dei Trussons. Comunque, attenzione a non confondervi con queste altre scatolette. Qui, per esempio. Non c'entrano nulla. Devono essere di questo colore e di questa grandezza. Eccola qui, un'altra chiave delle Iene. Eccone un'altra. Ok, una volta ottenute almeno 6-7 chiavi, potremo passare al passo successivo. Attenzione però, in caso non riusciste a trovarne almeno 6-7, potete intanto provare a passare al passo successivo, ma comunque prima che si possano riaprire queste casse, dovete aspettare 24 ore, ritornare qui e riprovare ad aprirle, sperando che vi dia la chiave delle Iene che stiamo cercando. Ok, una volta che avremo raccolto una buona quantità di chiavi, potremo iniziare con il cercare il primo componente, cioè cartuccia piena. Ogni componente ha diversi spot, diversi posti dove poter essere trovato, fissi, che vi farò vedere. Il problema è solo uno, che quando andrete ad aprire una di queste scatolette con la chiave delle Iene, non è sicuro al 100% che troverete questo componente che ci serve. Sono quattro posti, quindi andando in tutti e quattro probabilmente lo troverete. In caso non doveste trovare il componente andando in tutti e quattro luoghi, dovrete aspettare 24 ore prima che possiate di nuovo aprire quelle casse lì. Andiamo a vedere quindi questi quattro spot.
La terza e quarta scatoletta dove potrete trovare la cartuccia piena sarà durante la missione Grand Washington Hotel. Non so se mi sono spiegato, ma chiaramente una volta che avrete trovato in una delle scatolette cartuccia piena, potrete passare al componente successivo, non dovrete aprire tutte e quattro le scatolette. Ok, ora passiamo al caricatore creativo, che è il secondo componente. Attenzione, il terzo spot dove trovare il caricatore creativo è durante la missione Jefferson Trade Center. Lo premetto. Passiamo ora alle mod modificate, che ha soltanto due posti dove è possibile reperirlo. Il secondo posto che vi farò vedere, attenzione, per entrare nella porta dove entro io, bisognerà completare la missione secondaria lì in quel posto. Una volta completata potrete entrare in quella porta, la sbloccherete. Ora che abbiamo tutti e tre i componenti ci manca l'ultimo passo, cioè trovare lo schema. Lo schema si può trovare nella missione sede centrale banca. A un certo punto vi troverete davanti un boss con uno scudo, si chiama Rimbalzo. Una volta ucciso questo rimbalzo vi dropperà una chiave. Poco più avanti, mi pare proprio la stanza successiva, sulla sinistra c'è un pannello. Aprendo questo pannello con la chiave droppata da Rimbalzo troverete un'altra chiave che vi servirà poco più avanti, appena aperta la porta della cassaforte, sulla sinistra vi servirà per aprire un'altra porta che vi porterà a un'altra scatoletta verde che andrà aperta con la chiave delle iene. Chiaramente non c'è la sicurezza che dentro quella scatoletta ci sia lo schema, quindi in caso non doveste trovarlo, ripeto, dovete aspettare 24 ore che si resettino le scatolette. Ora vi lascio al video che è chiarificatore e sicuramente vi può aiutare più delle mie parole.
Chissà cosa apre questa. Da un'occhiata. Autenticazione riuscita. Accesso consentito. L'allarme! La divisione è nel cavo, cazzo! Tutto ok, abbiamo spostato il presidente. Ora è al sicuro al piano di sopra. Oh, merda. È il presidente che hanno preso dal relitto. Agente, hai un nuovo incarico. Scopri dove lo tengono prigioniero e riportalo qui. Ok, adesso che abbiamo tutti e tre i componenti allo schema, potremmo creare la macchinetta perduta. Allora, andiamo alla Casa Bianca, alla stazione Fai da te, e scendiamo, andiamo nella sezione armi, e andiamo nella sezione quella rossa, speciali, speciale. Scegliamo progetto macchinetta perduta, creiamo, ed eccola qui, e otterremo il trofeo. Io vi ringrazio per avermi seguito, se vi serve aiuto commentate, scrivetemi, domandatemi nei commenti e arrivederci e grazie.